A Chiaravalle Centrale, festa in onore della Madonna della Pietra. È stata celebrata la Santa Messa solenne in onore della Madonna della Pietra in una chiesa gremita di fedeli, da Sua Eccellenza il Vescovo di Noto, Antonio Staianò, con la presenza di Don Roberto Celia, di Don Ivan Rauti e dei frati cappuccini del convento di Chiaravalle Centrale. Sua Eccellenza Antonio Staglionò, oggi domenica dedicata alla Madonna della Pietra, grazie per essere qui presenti. Intanto è facile chiedere la sua impressione su questa comunità che oggi ha partecipato numerosissima alla Santa Messa. Sì, devo dire che questa celebrazione eucaristica è stata veramente molto sentita. Ho visto un popolo in preghiera, desideroso di ascoltare la parola di Dio e anche di accogliere le provocazioni che mi sono permesso nell'omelia di offrire per animare la speranza di un cattolicesimo sempre più cristiano e sempre meno convenzionale. Il rischio infatti nelle nostre feste religiose è che partecipiamo a dei riti, a dei momenti rituali di grande festa, con le nostre feste religiose, qui dedicate per esempio alla Madonna della Pietra, un bellissimo titolo, ma rischiamo appunto di non fare un'esperienza autenticamente cristiana. E invece la partecipazione all'Eucaristia urge questo. Che cos'è un'esperienza cristiana? L'esperienza cristiana è che nel segno di Maria, che è la madre di Gesù, colei che ha dato la carne a Gesù, noi possiamo, soprattutto con l'Eucaristia, entrare nella carne viva di Gesù, che si presenta a noi come corpo donato e sangue sparso per amore. E ci dice, ripetete il gesto, fate questo in memoria di me, cioè diventate anche voi carne. Perché andiamo a Maria? Perché Maria è un grembo esperto della carne di Gesù e quindi più stiamo vicini a Maria, più capiamo che cos'è questa carne di Gesù che noi dobbiamo diventare, la sua umanità bella e buona, che si esprime soprattutto nelle opere di misericordia corporale, dai da mangiare all'affamato, dai da bere all'assetato, vesti il nudo, vai a trovare il disperato, diventa buon samaritano per la vita di qualcuno, perché non vedi guardandoti intorno che la gente soffre, c'è una marea di gente che soffre e tu che fai? Vai a messa la domenica, dici Ave Maria, piena di grazia, dici Padre nostro che sei nei cieli, e però non ti commuovi, non entri nell'empatia, non entri nella simpatia, cioè non ti immedesimi nella carne sofferente di esseri umani e non fai nulla. Ecco, risvegliare la bellezza del cristianesimo dentro il nostro cattolicesimo festivo, anche mariano, è decisivo ed è importante perché in questa maniera davvero la Madre di Dio è via, indica la nostra salvezza. Perché? Perché la Madre di Dio ci indica Gesù che è il nostro Salvatore. Se noi assomigliamo come Gesù, nell'ora della nostra morte, quando appariremo di fronte alle porte del Padre Eterno, il Padre Eterno che ci darà la salvezza, cioè ci introdurrà nel paradiso della nostra beatitudine, della nostra pace, e ci dirà venite benedetti dal Padre vostro, e noi gli diremo perché ci dici di entrare in paradiso? È perché voi assomigliate a Gesù nel vostro corpo, nella vostra carne, nella vostra fisicità, no? Spirituale. Io vedo lo stesso volto di Gesù. Quando, Signore, è capitato questo? Ogni volta che avete dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, cioè vi siete coinvolti nella fede, non soltanto a fare preghiere con le labbra, ma a vivere la giustizia, la fratellanza, l'amicizia e soprattutto il perdono. E chiudo con questo, soprattutto il perdono, no? Perché il genio del cristianesimo sta nell'averci mostrato un Dio pieno di misericordia, solo e sempre amore, che non si vendica, che non giudica, che non abbatte, che non manda dolori agli altri no? Per opprimerli perché sono cattivi. Gesù ha detto, è stato detto un tempo occhio per occhio, dente per dente, ma io vi dico amate i vostri nemici. Quindi Gesù sulla croce non ha inveito contro i suoi uccisori, li ha perdonati. Il genio del cristianesimo sta nel perdono. E se noi mettessimo questa linfa vitale del perdono,
nella nostra storia anche di questo paese di Chiaravalle, no? Dentro le nostre famiglie, ma come cambierebbe il volto di questo paese? Cambierebbe anche il volto politico, sociale e religioso di questo paese, perché immagino, come si dice, ogni mondo è paese, che anche a Chiaravalle, come in tanti altri paesi, che so, ci siano genitori che non parlano ai figli, figli che non parlano ai genitori, tra fratelli e sorelle si scannano per un pezzo di eredità e un pezzo di pane. Ci saranno anche queste cose, io non giudico, ma immagino così tutto il mondo e paese. E invece no, ecco, se noi diventassimo davvero più cristiani, metteremmo dentro questa relazione familiare una linfa nuova, il perdono. Perdonare l'imperdonabile, è imperdonabile quello che mi hai fatto, ma io te lo perdono perché... perché io sono cristiano, perché sono stato creato a immagine e somiglianza di Dio, ha dentro di me lo spirito dell'amore, lo spirito di Dio che mi chiede di amarti così. Grazie, grazie. Prego. Per le sue parole e a presto di nuovo a Chiaravalle, speriamo di incontrarla. Sì, sono cittadino onorario, quindi verrò spesso.